L'espressione epoca della compiuta peccaminosità è un'espressione che viene utilizzata dal filosofo tedesco Fichte in riferimento al proprio tempo storico. In particolare Fichte impiega questa espressione, che io ritengo particolarmente efficace, nel ciclo di lezioni sulla filosofia della storia tradotti in italiano con il titolo Tratti fondamentali dell'età presente, in tedesco Grundzüge, tratti fondamentali. Al centro di queste lezioni vi è il tentativo da parte di Fichte di sviluppare alcuni lineamenti fondamentali di filosofia della storia che permettano di decifrare, da un punto di vista filosofico, il disegno, il Weltplan, come lo chiama Fichte, cioè il piano universale sotteso allo sviluppo storico e dunque in grado di restituire un senso all'apparentemente caotico susseguirsi degli eventi della vicenda storica. Ora, Fichte individua cinque epoche fondamentali e quel che qui ci interessa ravvisa nel tempo presente, quello in cui lui, il filosofo, pensa e opera, l'epoca della compiuta peccaminosità. Io credo che mutatis mutandis si possa fecondamente recuperare questa categoria fichtiana di filosofia della storia, dell'epoca della compiuta peccaminosità, per tratteggiare anche noi sulle orme del filosofo tedesco i tratti fondamentali del nostro presente. In che senso? Anzitutto vediamo, sia pure rapidamente e in modo impressionistico, che cosa intendeva Fichte con questa espressione. Perché la nostra, diceva Fichte, è un'epoca della compiuta peccaminosità? Fichte si trova a vivere e a scrivere all'indomani del grande evento della Rivoluzione francese, di cui lui era stato un grande elogiatore, addirittura era comparso sulla scena pubblica con due scritti anonimi che sono passati alla storia come Revolutionsschriften, cioè gli scritti sulla rivoluzione, in cui faceva un elogio sperticato della rivoluzione francese come grandioso gesto dell'umanità che agisce nella storia come un unico io per emanciparsi tramite la prassi rivoluzionaria. Qual è però il punto fondamentale? Perché la rivoluzione francese ha schiuso per Fichte un'epoca di compiuta peccaminosità? La rivoluzione francese resta di per sé pienamente legittima perché è il gesto rivoluzionario e titanico con cui l'umanità, per via prassistica, si libera delle contraddizioni, supera il nonio con la grammatica della dottrina della scienza, per diventare sempre più libera e sempre più conforme a sé, cioè per riconoscersi nella storia come unico io indiviso, cioè come unica razza umana che si dà nella pluralità degli io empirici e delle culture. Però da questo gesto rivoluzionario che Fichte mai mette in discussione, la rivoluzione francese, è seguita poi un'epoca di compiuta peccaminosità. Perché? Perché la rivoluzione francese, e in particolare il codice della filosofia illuministica, ha saputo certo dissolvere il vecchio ordine, l'ordine dell'Ancien Régime, ma poi non ha saputo creare un mondo che fosse all'altezza del nuovo tempo storico. Per cui è integralmente legittima l'opera rivoluzionaria dell'89 francese, che Fichte, come già Kant, elogia massimamente. Ma poi non è stata in grado l'umanità di portare a compimento un mondo che fosse all'altezza di sé. E dunque ha saputo distruggere il vecchio senza dar alla luce un nuovo mondo, una nuova comunità etica in grado di rendere possibile la piena emancipazione del genere umano. Questo aspetto, che peraltro Fichte mette nitidamente a tema anche nei discorsi alla nazione tedesca, quando dice che il vecchio è stato distrutto ma non si è saputo creare un nuovo mondo all'altezza dell'umanità, ebbene questo permette a Fichte di dire che la nostra è l'epoca della compiuta peccaminosità, in cui si è certo dissolto il vecchio ordine ma non si è stato in grado di crearne uno nuovo, cioè una nuova comunità in grado di superare il vecchio ordine feudale e al tempo stesso di creare una nuova comunità tale da garantire, potremmo dire, l'innesto dell'individuo nella comunità secondo una relazione tale per cui l'individuo e la comunità non si annullano a vicenda ma si realizzano nella loro reciproca, potremmo dire, dialettica. L'illuminismo cioè ha dissolto la comunità organica feudale in una miriade di individui atomistici ed egoistici
che anziché essere ricomposti in una nuova forma di comunità, esistono, complice la ragione illuministica che tutto scompone e dissolve, esistono nello spazio che Hegel stesso definirà del sistema dell'atomistica, cioè come singoli individui autonomi e conflittuali, ciascuno portatore di egoismo predatorio e possessivo che vede nell'altro non un altro individuo libero uguale come sé, con il quale costituire una comunità di liberi uguali, ma vede l'altro come un nemico, homo hominis lupus, oppure come una risorsa con cui incrementare il proprio io a detrimento dell'altro. Per cui appunto l'illuminismo e la rivoluzione francese hanno meritoriamente dissolto il vecchio ordine, ma non hanno saputo ricomporre gli individui in una forma più alta di comunità. Resta pertanto nel presente, dice Fichte, la totalità dissolta e l'atomistica, dirà poi Hegel, degli individui conflittuali fra loro. Regna l'egoismo, l'individualismo, il cinismo, viene derisa ogni stanza metafisica e veritativa, l'individuo è innalzato ad atomo autocratico senza comunità. Questa è l'epoca della compiuta peccaminosità sulla quale si diffondono ampiamente le lezioni fichtiane pubblicate appunto in italiano con il titolo Tratti fondamentali dell'età presente. E anche la nostra, come dicevo, Mutatis Mutandis, si lascia ben inquadrare, soprattutto dopo la data sineddoche del 1989, come un'epoca di compiuta peccaminosità, in cui non si è certo prodotta la libertà universale con emancipazione del genere umano, come troppo disinvoltamente hanno cantato le retoriche neoliberali all'indomani dell'inglorioso crollo del muro di Berlino. Si è semmai prodotta appunto l'atomistica delle solitudini, diremmo con Hegel, e la compiuta peccaminosità, diremmo con Fichte, dei singoli atomi individuali privati dal nesso comunitario e innalzati ad atomi autocratici, a singoli lupi che si fanno la guerra reciprocamente. Il bellum omnium contra omnes della società hobbesiana è pienamente realizzato soprattutto nella società capitalistica post-89, in cui domina un individualismo sfrenato che produce il più vergognoso sgravio di responsabilità per l'individuo verso l'altro e verso il resto del mondo. In questo scenario appunto la peccaminosità è effettivamente compiuta, perché appunto l'alienazione planetaria ha raggiunto livelli mai sperimentati prima, il tutto mentre, per ironia diabolica della storia, si è presa a celebrare l'avvenuta realizzazione della libertà dopo il secolo degli orrori, il Novecento, con i suoi totalitarismi, come se appunto sotto le macerie del muro di Berlino fossero rimasti sepolti i totalitarismi e avesse preso a risplendere ubiquitariamente la libertà pienamente realizzata, laddove invece la libertà che si è realizzata è sempre solo la libertà individuale del consumo, dello scambio di merci, id est quella che già Marx identificava con la piena reificazione, con l'avvento di quel feticismo delle merci in forza delle quali l'uomo non è nulla e tributa un culto onnipervasivo alla merce innalzata a nuova divinità, mai come oggi nell'odierno regime del monoteismo del mercato. Per cui effettivamente occorre più che mai partire dalla vibrante critica che Fichte muoveva al suo tempo come epoca della compiuta peccaminosità per decifrare l'essenza perversa della nostra epoca della compiuta peccaminosità, che potremmo anche qualificare con la grammatica di Hegel come regno animale dello spirito, con la grammatica di Heidegger come epoca della notte del mondo, Weltnacht, l'epoca in cui tutto è buio ed è a tal punto buio in cui non si è nemmeno più consci del buio in cui si è precipitati. O ancora con la sintassi del poeta Hölderlin come la dürftige Zeit, cioè il tempo della miseria generalizzata, un tempo a tal punto misero che i singoli individui non hanno nemmeno la consapevolezza della miseria di cui sono abitatori. Occorre dunque, muovendo da queste categorie anche piuttosto eterogenee fra loro, ma soprattutto da quella fichtiana della compiuta peccaminosità, prendere le mosse per tornare a far valere lo spirito di scissione e la presa di consapevolezza critica di un pensiero ribelle in rivolta contro le logiche di un esistente che tutto è fuorché razionale e in cui appunto gli individui continuano ad essere dissolti nella logica dell'individualismo sfrenato che non ha saputo produrre una comunità all'altezza del genere umano.
In questo scenario, appunto, si staglia anche chiaramente riconoscibile l'ideologia thatcheriana secondo cui non vi è la comunità, ma vi sono sempre e solo gli individui. Ebbene, questa è, mi piace dirlo con Fichte, veramente l'epoca della compiuta peccaminosità. Si tratta appunto di non permanere oltre in questa compiuta peccaminosità e di organizzare le energie del pensiero anzitutto per meditare la fuga verso un orizzonte meno indecente, per programmare l'esodo verso un domani alternativo che non sia quello che riduce l'esistenza umana alla prosaica dimensione alienante e umiliante dello scambio e del consumo delle merci.